Deputato, a chi rispondi? A chi ti ha fatto eleggere. C'è poco da fare. Allora, io dico una cosa, non so se è possibile in questa... a me preoccupa un po' quel proporzionale, perché a cosa si riferisce quel proporzionale? Perché se il proporzionale si riferisce al fatto che facendo il conto nazionale dei 100 e subito quanti devono essere senatori, ci deve essere una proporzionalità che riflette i rapporti fra i partiti a livello nazionale, questo... Non sarà così, perché così stabilirebbe. Il paradosso è che sarà proporzionale agli equilibri di ogni regione. E quindi si potrebbe dare il caso, è un rischio che bisogna trovare il modo di scongiurare, che i senatori rispecchino il pluralismo politico regionale, il quale pluralismo politico determini un effetto complessivo diverso da quello della Camera. E se rimangono molte le potestà legislative paritarie, noi avremo due maggioranze diverse che sono necessariamente obbligate a trovare un accordo per approvare la legge. Ecco, ho capito, ma nessuna delle due, vorrei fosse chiaro, risolve il problema da cui siamo partiti noi, perché in nessuno dei due casi, cioè bisogna solo decidere qual è il meno peggio, perché in nessuno dei due casi si riesce ad avere una Camera che rifletta, diciamo, non il pluralismo politico locale, ma i territori. E per questo è decisivo che si instauri una convenzione che elegge in ogni regione il presidente, quale che sia l'indirizzo politico che lo ha portato alla vittoria. Perché in quel caso magari... i presidenti... per la carica istituzionale saranno indotti a farsi portatori di un interesse più generale. Adesso così anche tu potrei dire che sono vittima del chiappendinismo, secondo me anche il sindaco della città metropolitana. Finito. Dunque, allora, innanzitutto ringrazio moltissimo i tre relatori, perché penso hanno fatto tutti uno sforzo, diciamo, di discussione che penso che appunto sia importante, di cui ovviamente il Centro Studi è contento di aver potuto contribuire. Adesso possiamo poi fare, diciamo, delle domande che io direi devono essere di 2 o 3 minuti, in modo poi da lasciare, diciamo, uno spazio per una replica. Se mi posso però prendere, diciamo, la parola, volevo dire una cosa e ricordarne un'altra. Nel 1984 Mario Albertini, in un congresso che si tenne a Cagliari del Movimento Federalista, che non a caso era, diciamo, quindi in una regione autonoma eccetera, fece un passaggio che io ho ricordato a Chivasso e che però mi sembra di estrema attualità. Lui disse che il mercato non avrebbe, 1984, più creato l'occupazione. Perché? No, perché, dici, i beni che si domanderanno sono beni nuovi, che sono qualità della vita, sanità, ambiente, poter fare, diciamo, cultura, cose di questo genere, e questi beni sono beni sostanzialmente che vengono forniti dalle come dire, istituzioni comuni. Però è chiaro che questi beni non possono essere forniti da uno Stato centralizzato, perché come dire, l'individuazione delle preferenze, eccetera, e quindi, diciamo, il problema è quello che ci vuole un sistema molto articolato di potere sul territorio. Questo era quello che penso dicesse il Presidente Chiamparino, perché quando pensiamo alla Germania è esattamente questa cosa qua, cioè c'è una forte, ed è chiaro che quindi, allora, in questa considerazione la faccio nel senso che qualsiasi passo che porti in quella direzione, a mio avviso, è un passo positivo, perché altrimenti non riusciamo. La seconda cosa invece, che mi sono dimenticato di dirlo ma lo ricordo adesso, che organizziamo questo incontro insieme al Centro Studi sul Mario Alberto Rollier di Chivasso. E uno dice perché? Perché appunto Mario Alberto Rollier
nel dicembre del 1943 firmò con altre sei persone, no? Lui era un valdese, altri due valdesi e tre valdostani, la carta di Chivasso che rivendicava il ruolo importante delle autonomie locali. E io penso che come Piemonte abbiamo, diciamo, un patrimonio importante che, come dire, e che era un principio, come dire, che oggi, su cui oggi ci dobbiamo confrontare. Passerei, diciamo, alla possibilità di fare, diciamo, delle domande, delle osservazioni. Chi chiede? Tre minuti, Sergio. Chi lo chiede a lei, onorevole Giorgi, no? Perché si è esclusa la scelta fatta in Germania, col Bundesrat, di Bundesrat in Germania, è formato di rappresentanti delle regioni, dei Länder, che sono anche stati praticamente, gli esecutivi. Però degli esecutivi. Poi se un Land è più grosso ha un numero maggiore lì, però devono votare compattamente, devono votare tra di loro, no? Perché è l'esecutivo, no? E quella scelta, insomma, verrebbe incontro all'idea che ti sia l'espressione delle teste generali della regione. Come mai? Quali sono le obiezioni che sono fatte alla possibilità di introdurre in Italia un sistema del genere? Questo è un chiarimento che non ho seguito abbastanza. Guardi, la risposta purtroppo non è di grande dottrina costituzionale, l'ha detta prima il presidente Chiamparino. Forza Italia si è opposta a questa ipotesi perché andiamo a leggere gli atti parlamentari e vediamo gli argomenti. Non sono, mi sembra, argomenti di ordine costituzionale, ma argomenti legati al fatto che non si è sentita rappresentata. Non l'hanno neanche mascherato con qualche argomento? Sì, vabbè, ma non credo che questo sia qua il tema dell'esegesi della ricostruzione. Il tema era che le regioni non dovevano essere rappresentative delle istituzioni, ma dietro c'è un nodo non risolto tra un Senato delle garanzie, un Senato che bilancia e un Senato invece che rappresenta istituzioni territoriali. Questa diversa, diciamo, ipotesi non è stata sciolta, invece sarebbe stato, come diceva giustamente sempre Chiamparino, necessario, quando si procede a una riforma costituzionale, muovere da una lettura della realtà e da un'ipotesi di assetto complessivo e poi discutere sul come è meglio realizzarlo. Qui non si è sciolto il nodo, tra le forze politiche non si è sciolto il nodo se era preferibile un Senato delle autonomie territoriali, delle istituzioni territoriali, o un Senato che svolgesse comunque una funzione di limite, di controlimite, di garanzia. La stessa modalità di elezione dei senatori è una modalità incerta che sconta questa contrapposizione. Semmai la domanda, me la faccio da solo, molto difficile a cui rispondere. Come Marzullo. Ecco, questa faccio così, perché questo è un tema. Forza Italia si è opposto, il centrodestra si è opposto al modello tedesco e per questo non è stato fatto. Però alla fine poi non l'ha votata. E allora il dilemma politico è, ma se dovevamo farla solo a maggioranza, allora tanto valeva farla seguendo il modello tedesco. Però l'abbiamo saputo dopo. Bene, altre domande? Sì. Voglio fare una domanda, cioè, mi sembra che in tutto il dibattito sia rimasto escluso il discorso del federalismo fiscale. Ora, nell'ambito del progetto, no, di riforma costituzionale, risulta addirittura che l'ultima parola sulla legge di stabilità, quindi sulla legge di bilancio, spetti alla Camera. A questo punto mi sembra che il nuovo Senato venga diminuito di una funzione che dovrebbe essere complementare ai poteri che gli sono stati attribuiti. Bene, altre? Anch'io volevo ritornare sul tema del federalismo fiscale, perché insomma quando si discute di federalismo la prima cosa è chi ha in mano i soldi, perché chi ha in mano i soldi ha il potere. Quindi insomma se si vuole fare una riforma costituzionale seria in cui si riconoscono il ruolo dei livelli inferiori di governo nell'insieme, prima si deve dire quali sono le risorse. Noi dal 92 in poi, da Amato, insomma, se abbiamo avuto prima la fase ascendente, poi la fase discendente, adesso abbiamo il nulla, insomma, no? E l'unica cosa che vediamo è la centralizzazione.
Quindi io credo che il prossimo, se vogliamo portare avanti la riforma costituzionale, prima bisognerebbe cercare di porre mano a questa, perché poi il compito del Bundesrat fondamentale è decidere sulla ripartizione delle risorse fra i diversi livelli di governo, e questo avviene. La seconda considerazione, non voglio imitare Chiamparino, ma insomma anch'io giustifico il voto del sì, perché comunque il Senato è una cosa diversa. Oggi il Senato è un passo in avanti verso il riconoscimento che, quella che tu richiamavi, insomma, la rappresentanza delle istituzioni nei livelli inferiori di governo a livello centrale. Quindi è chiaro, questa riforma è imperfetta per le ragioni politiche che hai enunciato, che sono del tutto evidenti. Non sarà sempre così, insomma, io credo che nessuna riforma definitiva, avere, se si approva questa riforma, domani sarà possibile porre mano a questi due temi centrali, che siano prima appunto la rappresentanza istituzionale e secondo la ripartizione delle funzioni di assegnazione di raccolta delle risorse per i diversi livelli di governo. È curioso questo. Anche là dietro c'è onorevole Rogna anche. Palea, sono il centro studi superiore. No, no, adesso c'è lui, prema, stai seduto. Anch'io vorrei ricordare un episodio storico che però è abbastanza importante. Nel 1988 ricordo benissimo che un gruppo di esperti officiati dal PC piemontese intervenne sulla riforma istituzionale, e uno dei punti centrali era, non si chiamava, non lo chiamavano Senato delle Regioni, ma la Camera delle Regioni. Autonomia o Camera delle Regioni. Emendamento che facemmo al congresso dell'87. Successivamente i federalisti avevano fatto un documento in cui si metteva in evidenza che il Senato delle Regioni era essenziale se si voleva procedere ad una riforma in senso federale fiscale dello Stato. E si tenne a seguito di questo una convenzione nell'aula del Consiglio regionale, proprio su questi temi, del Senato delle Autonomie o Senato delle Regioni, e ricordo che tutti i partiti cosiddetti democratici, no? E si espressero a favore del Senato delle Autonomie, e allora si ebbe la sensazione che il superamento del bicameralismo perfetto per trasformare il Senato nel Senato delle Regioni fosse un patrimonio di cultura politica generalmente accettato. E, tra l'altro, devo dire, sempre per ricordare i fatti storici, che in quel momento si esibì anche un articolo fatto sull'unità da Massimo D'Alema, non voglio far polemica, ma però è un fatto storico, che citando Umberto Terracini sosteneva esattamente la stessa tesi: se si vuol procedere verso il federalismo fiscale, io credo che lo si debba fare per forza in un modo o nell'altro, bisogna partire dal Senato delle Autonomie, Senato delle Autonomie che possa appunto interloquire con la Camera dei Deputati e alla fine annualmente stabilire una sorta di costituzione fiscale a favore, diciamo, della generalità dei cittadini, che non privilegi né lo Stato centrale e neppure però d'altro canto i poteri locali. Grazie. La parola onorevole Rogna. Volevo affrontare un tema molto popolare, che è quello della riduzione del costo della politica, che ho già sentito anche. Ora, vorrei affrontarlo, posso permettermelo, come deputato cessato dal mandato, come si dice con eleganza, posso permettermi di essere impopolare. Ecco, io non ho mai riscontrato nei bilanci di Camera e Senato, dandogli un'occhiata così come si dava allora, una proporzionalità diretta tra numero dei deputati e dei senatori e costo totale. Cioè, ho l'impressione che questa non esista proprio.
cioè, riducendo il numero dei deputati è una possibilità minima di riduzione del costo totale della Camera, per cui anche se i deputati fossero 300 non è che la Camera spende la metà, e anche se i senatori sono 100, beh, che il Senato spenda un terzo di quello che spende adesso, francamente non ci credo. Forse può dirne qualcosa di più di me Sergio Chiamparino, che lo ricordo come relatore della, allora si chiamava legge finanziaria, ne conosceva veramente, diciamo, il complessivo, non i dettagli, che invece sono, come sappiamo, nell'autonomia sia di Camera che di Senato. E beh, ancora qui. Come darti torto? Una e due e poi chiudiamo. Allora, buonasera, solo una domanda molto rapida. Allora, innanzitutto grazie per il dibattito, perché è uno dei primi dibattiti che vedo che si fa un po' di chiarezza anche in ottica del referendum, perché c'è molta, come detto voi, più propaganda che altro. La domanda è questa, soprattutto alle persone che da fuori domandano un po' su questa riforma. Mi pare di aver capito che da una parte l'aspetto positivo è che le regioni e le realtà territoriali riescono ad andare, diciamo, a occupare un ruolo importante a livello centrale. Però la domanda che mi viene posta, che un po' è emersa, è questa: non c'è il rischio, un po' come è successo a livello metropolitano, cioè io vado lì come regione, però poi la prospettiva è un ruolo o residuale oppure, come avete detto voi, troppo accentrato, quindi per evitare di dare troppo potere alle regioni o sono un ruolo meramente consultivo, residuale, e quindi la risposta, diciamo, delle persone con le quali parli, ce lasciamo tutto com'è, no? Ecco, questo è un po' il dubbio che non so se... Grazie. Ancora solo... Allora abbiamo ancora due domande, una al professor Levi e poi quella finale la diamo a un giovane. Sì, volevo reagire alla indicazione dell'onorevole Giorgis intorno alla composizione del Senato, e in particolare vorrei sottolineare il fatto che ci sono dei processi reali, no? Oppure la priorità della prassi, come ci indicava Chiamparino. Il primato, insomma, della prassi. Primato della prassi. Io non sono mai stato comunista, ma mi sono sempre attenuto a questo principio, perché è un principio che dovrebbe ispirare la politica. Ora, appunto, se noi guardiamo i processi reali che sono in corso, vediamo che il punto centrale con il quale la riforma istituzionale vuole far fronte è superare o avviare il superamento della crisi dello Stato nazionale, cioè il potere reale sta sfuggendo dagli Stati nazionali e va, si trasferisce verso il basso, cioè verso le regioni, e comunità territoriali più piccole delle regioni, e verso l'alto, verso le organizzazioni internazionali, in primo luogo l'Unione Europea. Questo è un processo che, indipendente dalle istituzioni, le istituzioni dovrebbero governarlo, no? Loro, ecco. Però, se malgrado questa riforma sia insoddisfacente sotto diversi punti di vista, ci sono, c'è il problema dell'applicazione delle norme, in particolare delle norme costituzionali. Ora, appunto, io vedo che c'è un potere reale che passa dagli Stati alle regioni, e quindi i consiglieri regionali, i rappresentanti delle città metropolitane, eccetera, che siederanno nel Senato, tenderanno a interpretare gli interessi regionali piuttosto che quelli di partito. E poi la seconda considerazione è questa: i partiti non sono più quelli di una volta, anzi non esistono quasi più, c'è un processo di personalizzazione della politica, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. Quindi questa disciplina di partito che potrebbe allontanare la riforma dall'idea di una rappresentanza dei territori, appunto, potrebbe non realizzarsi. Allora, disciplina di partito ne vedo poca in giro, ma a naso. È uno sguardo sommario. Sì. A
avrei una precisazione innanzitutto. Mi pare che il titolo non sia Senato delle Autonomie, ma Senato della Repubblica, e che questo sia una precisa scelta del nome, che non andrebbe del tutto sottovalutato, soprattutto se guardiamo il rapporto tra lo Stato-Nazione e l'Unione Europea. E uno dei problemi che abbiamo con questa riforma è che molti cittadini non capiscono bene che cosa sia dentro e se non sia semplicemente una riforma finta, che sia una sorta di inganno del cittadino, no? Allora, uno degli argomenti di inganno è quello del risparmio, che non intendo approfondire, però arriviamo proprio al punto del raccordo con l'Unione Europea. È stato prospettato in qualche modo che il Senato lì possa recuperare una certa rappresentatività, un ruolo, addirittura un potere effettivo. Tutto dipenderà ovviamente dall'interpretazione di questi poteri in concreto. I trattati sono solo due o molti di più? La rinegoziazione del fiscal compact sarà decisa dal Senato o meno? E questo i cittadini lo devono sapere oggi, secondo me, cioè coloro che sono gli autori della riforma o che hanno una responsabilità politica oggi, quando da rappresentanti delle istituzioni dicono di votare sì, devono aiutare la comprensione dei cittadini in questo. Per andare passare dai trattati alla legge europea. Ora, è possibile anche che la legge europea diventi sempre più piccola, striminzita, che se la prima Camera lavora bene attua direttamente le direttive subito da sola, e quindi questa legge europea alla fine non sia soltanto una rassegna o il resto del lavoro lo faccia il Senato. Mi sembra piuttosto che nel disegno complessivo vi sia l'idea che il Senato sia una seconda Camera nella quale si discutono le linee fondamentali delle politiche europee, un club di discussione illuminata dalle esperienze sul territorio, ma il potere effettivo. Non mi sembra possibile introdurre nella politica un ricatto col richiamo alla pregiudiziale del raccordo. Anche perché lo stesso termine di raccordo, se uno chiede in giro sul tram, nessuno capisce cosa sia. Qualche amministrativista magari spiegherà poi che esiste un libro che è stato inventato nella Commissione Affari Regionali. Un bel autopoiesis della classe politica esistente, ma questo non risolve il problema di fondo, e il problema non è solo un problema per i cittadini, è un problema anche per l'Unione Europea. Cosa deve pensare l'Unione Europea di questa riforma costituzionale? Vogliamo promettere un esecutivo più forte, un Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà preso più sul serio e meno deriso, che sarà invitato a tutti i grandi summit, l'Italia conterà di più? Vogliamo vendere questo come il beneficio della riforma costituzionale? Ed è solo l'esecutivo che conta nella nuova Unione Europea? Quale Parlamento e quale veto player offrirà l'Italia all'Unione Europea? Il bicameralismo in materia di Unione Europea, quale sarà il nuovo volto di questo Parlamento ancora bicamerale in Unione Europea? Io faccio fatica a spiegarlo ai colleghi, non voglio dire tedeschi, europei, ai colleghi europei. Grazie. Bene, penso che siamo arrivati alla fine e darei per la risposta. Invertiamo l'ordine. Io sì. Faccio una battuta, poi professoressa. Vabbè, io lascio finire la bilancia. No, così facciamo chiudere ora. Io dico solo una cosa. La bilancia.
così rispondo anche in maniera più seria alla domanda sul perché il modello tedesco non è stato poi adottato. Perché alla fine in Parlamento c'era, si respirava una sfiducia nei confronti dei livelli regionali. Ora, questa riforma... Questa, e quindi il modello tedesco è un modello che eleva le regioni a istituzioni quasi sovrane. E questa, diciamo, possibilità non è stata, diciamo, presa in seria considerazione, perché il sentire diffuso era un sentire, diciamo, non, diciamo, piuttosto ostile nei confronti della capacità rappresentativa e dell'efficienza delle regioni. Personalmente sono convinto che sia, come dire, preponderante, sia decisivo il tipo di convenzioni che si verranno ad instaurare, cioè per dire quali saranno davvero gli effetti della riforma, quale sarà il ruolo che il Senato svolgerà. La risposta è: dipende intanto dalle convenzioni che si instaureranno tra le forze politiche, e poi dipenderà da quanto diventerà patrimonio condiviso nella società italiana l'apprezzamento sugli assetti, sulla logica federalista e sul ruolo delle regioni. Perché se non cambia la percezione che oggi hanno le forze politiche e ha una gran parte dell'opinione pubblica nei confronti delle regioni e nei confronti di una migliore riarticolazione in senso federale, io temo che questa riforma non riuscirà a esplicare fino in fondo alcune potenzialità, e per come è conformata da sola di per sé non è in grado, insomma, di muovere in quella direzione. Quindi chiuderei così: c'è davvero bisogno di una cultura e di un'azione politica in senso federalista, a prescindere da quelle che saranno le disposizioni giuridiche che poi definiranno nel dettaglio le modalità di elezione dei senatori. Una battuta anch'io, ma ripeto quello che ho detto. Io, diciamo, penso che l'unica ragione, io confido nel fatto che chi andrà in Senato, in questo Senato, poi, come si diceva una volta, continui la lotta. Perché io non saprei rispondere a molte delle questioni che mi ha posto lei, non saprei rispondere. Il federalismo fiscale, credo che molti decreti attuativi della vecchia riforma Calderoli siano persi, credo, no Stefano, tu che ne segui, ecco. C'è un tema che prendo spunto da quello che, dalla domanda che ha fatto il signore prima, cioè nessuno ne ha parlato. Le conferenze Stato-città, Stato-città-regioni, Stato-regioni, che fine fanno? Perché al momento, e al momento non c'è segno che sia cambiato qualcosa, la materia di negoziazione fra le autonomie, cioè fra i comuni, le regioni e lo Stato, è tutta nelle conferenze. Quindi noi rischiamo di avere davvero un Senato che, come dire, se non si arrotola le maniche e fa un po' di battaglia politica, rischia di essere una Camera di serie B, adesso la dico brutalmente, rischia. Allora, io voglio però fare un atto di fiducia politica nella, come dire, nell'intelligenza e di chi andrà lì, e anche nel fatto che ci sia un dibattito politico che metta questo tema che diceva Andrea al centro, perché secondo me questa è la questione. Per parafrasare una frase che insomma ricordo più da dove, possiamo anche non dirci tutti federalisti, non è obbligatorio essere federalisti nel mondo, cioè nella vita, cioè. Si può anche essere più semplicemente autonomisti, si può pensare a un potere decentrato, basta che sia una cosa
che si capisca che abbia un capo e una coda, perché se invece si parla di federalismo e poi per andare a discutere il bilancio della Regione Piemonte devo andare neanche dal ministro, ma neanche dal capo di gabinetto, ma dal vice del vice della ragioneria generale dello Stato, signori miei, questo non è più niente. Allora, questo è il punto secondo me, quindi io mi auguro che se passa il Senato e se passa l'idea che dice Giorgis, che mi sembra l'unica oggi a cui aggrapparsi, cioè delle convenzioni che garantiscano che i vertici istituzionali e le maggioranze che riflettono le maggioranze siano presenti, e si diano da fare e si battano per uno Stato che riequilibri i poteri e che dia un assetto che duri, che funzioni per qualche anno senza che ci sia sempre bisogno di tornarci sopra a ogni stormir di fronda, cosa che non sarà semplicissima. Comunque avremo tempo per parlarne. Bilancia, vada. Presente. No, io ho solo qualche battuta qua e là che mi viene in mente. Andrea Giorgis mi ha detto di esprimermi sull'assenza di potestà legislativa concorrente delle regioni e di questo richiamo alle disposizioni generali comuni. E non a caso concorrente erano principi generali, qui sono disposizioni comuni. Si è voluto porre, secondo me, l'accento per una maggiore omogeneizzazione. Sono comuni e quelle non vanno derogate. Le concorrenti e anche tutte le altre, l'assetto del 117 ha portato a 1500 decisioni della Corte Costituzionale in materia di Stato-Regione. Paghiamo i tagli di spese, quanto costano gli avvocati per 1500 cause davanti alla Corte Costituzionale? Io conosco le parcelle dei miei colleghi che difendono alla Corte Costituzionale. Ci saranno ancora quelli. Ma spero che non siano 1500, sono disposizioni generali e comuni. Le parcelle e anche le cause. Speriamo di no. Comunque io ritengo di essere impopolare quando dico che mi sarebbe piaciuto vedere un federalismo asimmetrico più forte, un regionalismo asimmetrico più forte, cosa che Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana avevano provato a fare col governo Prodi, poi è finito tutto. Perché non si può trattare in maniera uguale situazioni differenti, si viola il principio di uguaglianza tra le regioni, perché sostanzialmente non possiamo mettere sullo stesso piano un Piemonte e una Calabria, forse la Calabria andrebbe commissariata a vita e cioè dovrebbe entrare tutto nelle mani dello Stato, e perché sono situazioni troppo diverse, troppo differenti, sono situazioni disperate e il federalismo asimmetrico potrebbe portare avanti determinati discorsi che non penalizzerebbero le altre regioni, perché tanto le altre non vanno avanti lo stesso. Quindi. Comunque questo è un discorso, nella riforma costituzionale non si spende moltissimo per questo federalismo asimmetrico. Torniamo al 119, al federalismo fiscale. Il federalismo fiscale non mi pare che abbia questo grosso exploit nella riforma, ma tra le righe io vedo una forma di riaccentramento nella regione, perché le regioni, la vulgata che si è stata promossa anche dalla stampa nazionale, da tutti eccetera, è che le regioni hanno speso male, che le regioni da Fiorito in poi e compagnia, però sostanzialmente riaccentrare le leggi di spesa a livello nazionale. È sbagliatissimo, però per ora vediamo. Sostanzialmente Jörg Luther, che ha fatto questo intervento, il collega del Piemonte Orientale, come spiegare al cittadino e non ingannare il cittadino che si sente ingannato. Allora, io cerco di spiegare sempre la riforma a mia sorella, che è una quasi laureata, non si è mai laureata, e ha fatto la casalinga. E lei non capisce, ma non capiva neanche la Costituzione di prima, quindi voglio dire, se io gli andavo a spiegare l'articolo 72 della Costituzione, devo fare una fatica, e soprattutto non interessa capire. Qui siamo tutti interessati a capire il federalismo fiscale, l'accentramento, forse ai cittadini bisogna dare dei messaggi chiari,
bisogna spiegare proprio in maniera molto lapalissiana la riforma costituzionale, se vogliamo spiegarla. E questo è un po' un compito anche nostro, se vogliamo, perché come, quasi come divulgatori. La riforma è complessa, tocca 47 articoli, e allora tutti, oddio, 47 articoli della Costituzione più bella del mondo. Ma sono 3-4 gli articoli importanti, perché gli altri, è certo che se tu abolisci le province devi levare le province da tutti gli articoli della Costituzione, è chiaro se modifichi il Senato in questa maniera devi cambiare il Senato e tutte le altre cose. Quindi non sono 47 articoli, sono 47 articoli, ma di quelli importanti sono 3-4, gli altri sono tutti i richiami necessari che vanno cancellati. Comunque, io ringrazio per questa opportunità di aver fatto partecipare a questo interessante pomeriggio e niente, e concludo e passo la parola al Presidente. Grazie. La professoressa Bilancia si incarica con me di portare il dibattito analogo all'Università e a Milano, e quindi penso che il nostro ruolo lo svolgiamo. Grazie.